Sposato? Blocco. No. È partito. Partita? Sì. Si vede la luce rossa? Sì. Ok. Allora, andiamo a... c'era rimasta una cosa da vedere. Mi pare, mi sono bloccato su una cosa. O no? Ah no, vabbè. Andiamo a vedere come tramite... Oh, lo schema che ho fatto vedere io della dualità normalmente si fa tra funzione C infinita a supporto compatto e le distribuzioni che sono il duale. C infinita a supporto compatto fuori di un insieme sono 0, quindi più a decrescenza rapida di quella è un giorno stampo. È chiaro? Quindi è chiaro che le distribuzioni in generale saranno un insieme ancora più grande di distribuzione temperata. Però per non confondere le idee, io vi faccio solo S ed S'. Ok? Perché tanto, voglio dire, S' è uno spazio enormemente più grande, con dire tutto quello che potrete mai incontrare, come delta. Per esempio, come questo discorso ci può anche servire per fare la derivata. Perché? Allora, se io vado a fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di F per G, F di X per G di X in X, questo è praticamente per noi è come se fosse il prodotto di dualità tra F e G. No, fate attenzione, qua non ci sta il prodotto, no? Allora, supponiamo che le funzioni siano tutte e due derivate. Ok? E siamo tutte e due in S. E io so che F grande primo uguale F piccolo e G grande primo uguale a G. Vabbè, G grande non si è. Comunque questo qua chi è? Questo qua è F grande per G, valutato tra meno infinito e più infinito, meno integrale di tra meno infinito e più infinito di F grande di X G prima. Allora questo qua lo chiamo G grande, che questo è quello che fa l'integrazione del qua sostanzialmente, e G prima. Ok? Beh, ma questo quando fa? Se le funzioni sono in S, quindi F per G sta ancora in S, fa 0, che a infinito vanno a 0. Quindi cosa avete? Avete che F G grande è uguale a meno F grande G piccolo. Perché se la funzione è a bordo 0, scaricate, praticamente cosa avete ottenuto? Che questa è la derivata di questa. E la derivata si è scaricata dall'altra parte. Cioè, faccio F grande, G piccolo, questo è, posso scriverlo, F grande primo G, e questo lo scrivo G grande, vedete la derivata, ho scaricato dall'altra parte e qua mi appare BB. Allora io posso farlo questo anche a livello di distribuzione, cioè io come definisco T' primo fi, lo definisco come meno T' primo
Quindi, come ho definito la derivata di una distribuzione temperata? Come meno t e la derivata si scarica dall'altra parte. È una funzione, allora, facciamo t primo fi con n. Questo è uguale a meno t fi primo n. Quando n tende a infinito, questo tende a meno t, supponiamo che fi con n tende a fi, fi primo n secondo voi a chi tende? In s. Tende a fi primo, no? Quello è, se vi ricordate, le convergenze, la convergenza in s significava la convergenza della funzione di tutte le derivate, anche se moltiplicate per y alla h. Mo che invece di prendere derivate la funzione di tutte le derivate di fi, prendere la funzione di tutte le derivate di fi primo non cambia niente. Anche moltiplicate per una potenza vera. Quindi questa chiaramente implica questo. Se quella c'è infinito, la derivata è c'infinito. Convergono tutte in norma infinita. Nel senso appunto delle funzioni a decrescenza rapida. Quindi questo converge a meno t fi primo. E quindi questo converge a t prima fi. Quindi cosa avete ottenuto? Che t prima è ancora una distribuzione. Allora, andiamo a vedere chi è la derivata della t. Calcolate in t. Questa è meno delta t' uguale meno t'. Quindi la derivata della t applicata alla funzione fi ti restituisce la derivata prima della funzione fi in 0. Ovviamente il problema è che la derivata della t tu la potresti applicare ad ogni funzione continua. In realtà là ci sta una funzione sempre di s, perché così sono sicuro che ce la posso mettere dall'altra parte. Però la delta è una distribuzione temperata, ma sta anche in insiemi più piccoli, il che significa che posso anche andarla a scontrare nel prodotto di dualità con una funzione che non è per forza c'. In realtà la delta, per fare fi di 0, mi basta che la funzione sia continua. Se non è continua no, perché il valore in zero potrebbe non essere ben definito, se è continua sì. Però la derivata della delta, per poterla applicare a una funzione fi, stavolta ci vuole la funzione di AC 1. Oh, la derivata della delta è... Come vedete, questa è un'idea. Quest'idea ce l'ha, almeno, l'ha sviluppata Schwarz. Infatti perciò lo spazio si chiama S, spazio di Schwarz. Infatti le distribuzioni sono un achievement di Schwarz. Ok, allora a questo punto noi potremmo, se vogliamo, calcolare la, per esempio, se io voglio calcolare la trasformata di delta B, che devo fare? Devo fare delta primo di cappuccia, quindi qua diviene meno di cappuccio primo calcolato di
un zero. Ma Figappuccio chi era? Figappuccio di S era l'integrale tra meno infinito e più infinito di E alla meno 2 pi greco i S x fi di x in dx. Allora, Figappuccio primo significa che io devo derivare sotto il segno di, posso derivare sotto il segno di integrale, ma rispetto a chi? La variabile di fi primo S, Figappuccio S. Quindi qua mi viene l'integrale di meno 2 pi greco i x e alla meno 2 pi greco i s x fi x in dx, e al posto di x al posto di s, scusate, ci devo mettere 0, quindi mi viene, se ci metto 0 questo viene 1, quindi devo fare meno 2 pi greco i integrale meno infinito e infinito di x fi di x. Quindi la trasformata di delta primo chi è? Meno 2 pi greco. Perché vi ricordate che quando io moltiplicavo per 2 pi greco x corrispondeva dall'altra parte a fare la derivata? E infatti la trasformata di 1 è la delta. La trasformata di questa è la delta. Poi bisogna vedere se pari o dispari il segno o qualcosa del genere. Però vabbè, infatti qua ci stai. Ma comunque insomma è giusto. Conto è giusto. Ok? Quindi tramite queste due regole voi potete tranquillamente andare a calcolare praticamente la trasformata di tutto quello che volete a ricordiamo, cioè ricaviamo di nuovo le regole quando una funzione era derivabile, no? Se io facevo la schiera questa, l'integrale da meno infinito e più infinito di meno e alla meno 2 y di s x per f primo di x in dx. Allora questo chi è? È meno f di x per e alla meno 2 pi greco di s allora da meno infinito e infinito. Diciamo per esempio che la funzione di n questo fa 0. E poi mi viene, ma scusate, più questo. Poi più integrale meno infinito e infinito, integrale di questo, meno integrale di questa, integrale di questo meno integrale di questo. Meno però, meno, qua viene 2 pi greco i s per f di s di s. Quindi questa non viene, scusate ci manca l'esponenziale, e alla meno 2 pi greco S, X, S, X, integrale della prima per la derivata della seconda. Ma questa chi è? È
2YIS per la trasformata. Oh. Qua la derivata o la fate dentro. Vediamo un po'. Se io faccio invece la derivata della trasformata, questo è meno 2YIS F cappuccio. Quindi se non ho sbagliato i conti, se la faccio dentro, la faccio poi, ci sta un meno di, ci sta un meno. Io qua quando faccio l'integrale per parti, F, e qua c'ho un meno. Se invece, non so se ho sbagliato qualcosa con segno, però niente. È giusto. Vabbè, modulo errore. E mo correttando. Comunque. Però, capite, qua ci possiamo divertire come ci pare. Ok? Ci possiamo divertire come ci pare. Perché una volta che una formula è vera per S, per dualità è vera pure sullo spazio di distribuzione. Cioè tutte le formule che voi potete tirare fuori in S sono vere pure nello spazio di distribuzione. Quindi sono S sempre praticamente. Ok? E va bene. Quindi a sto punto potete fare la trasformata di quello che vi pare. Adesso sono esercizi. Magari facciamo. Oh. Allora andiamo a vedere un po' oggi finiamo almeno il quadro. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Abbiamo meno di un'ora ancora oggi. Allora, il punto della situazione è questo qua. Dobbiamo sistemare ancora, per esempio, almeno tante cose che non dimostriamo, però almeno che almeno in S, per esempio, se non in L1, far vedere che la convoluzione converge puntualmente quasi ovunque alla mia funzione, questo sarebbe una cosa buona. Poi ripeto, ci sono tante cose che non possiamo dimostrare per mancanza di tempo, però ricapitolando un attimo quello che abbiamo fatto fino a qua, noi abbiamo fatto prima un po' di analisi complessa, poi vedremo anche degli esercizi, diciamo dalla settimana, le ultime due settimane facciamo solo esercizi, anche perché uno scritto bisognerà farlo, quindi dobbiamo dare un'idea di cosa ci sarà nello scritto. Io direi che come teoria il punto lo mettiamo qua, perché abbiamo fatto un po' di analisi complessa fino ad arrivare alle applicazioni del teorema dei residui, degli elementi del teorema dei residui. Poi abbiamo fatto una panoramica molto veloce di analisi reale
sulla teoria di Lebesgue e su qualcosina sugli spazi del B. E poi abbiamo applicato alcune di queste cose di analisi reale, e poi vedremo che si può applicare anche qualche volta, capirà, di applicare anche analisi complessa a causa di qualche trasformato, perché comunque quelle funzioni sono molto complesse. Per vedere un po', diciamo, come si può fare la trasformata di Fourier. Certamente si possono vedere tante altre cose, la trasformata di Fourier è un caso particolare della trasformata di Laplace, bilatera. Comunque si possono fare un sacco di esercizi della trasformata di Fourier, e quelli li farete per le applicazioni dell'altra materia, sostanzialmente. Il mio scopo qua non era quello di fare tanti esercizi nei quali magari uno è ben più allenato se deve trasformare, cioè, per esempio deve fare un vittore passa basso, un vittore passa alto, che cosa deve passa basso, passa alto, che significa? Che io prendo, moltiplico per una retta oppure moltiplico per una funzione che sempre pari, che ha tra m piccolo e m grande, m piccolo e meno m grande, nel dominio delle frequenze, che significa fare la convoluzione con una somma di due sync shiftate, le funzioni erano shiftate, quindi vuol dire che due sync sono moltiplicate per due esponenziali complessi, insomma. Poi c'è simmetria, se c'è simmetria poi sarà, che ne so, così, insomma, una funzione reale. Ok? Quindi sarà un opportuno, quindi fare un, realizzare un filtro, a quel punto diventa facile. Chiaro? Però è molto più facile se tu qua c'hai questo schema, perché se no arriva un punto che le cose sono azzeccate con lo spunto, perché tu non puoi dire che la delta è sì un integrale che però fa 1, ma cioè se la funzione fa 0 quasi 1, l'integrale fa 0, fa 1, però è un impulso, quindi no, quella è una distribuzione detta così matematicamente è pulito. Se lo dici nell'altro modo stai sottintendendo un procedimento di limite che è molto più complicato. Tu hai una successione di funzioni positive che tendono a una delta, ma in che senso tendono a delta? Nel senso delle distribuzioni. Noi la convergenza nel senso delle distribuzioni non me l'ho definita proprio. Vabbè, non è che sarebbe neanche tanto difficile farlo, però io ho cercato di mantenere al minimo le questioni. Certamente qualche cosa l'ho dovuto accennare, però almeno abbiamo fatto la convoluzione, almeno abbiamo fatto il concetto di dualità, e almeno abbiamo visto che certe volte per ridursi a un insieme più piccolo, se trovi che la trasformata è evolutiva, cioè un'applicazione che è fatta due volte sostanzialmente di produce l'identità, non è l'identità, viene f di meno x, questo ti dice su uno spazio piccolo, questo ti dà la possibilità di definire la trasformata su uno spazio molto più grande di, delle tue più rose aspettative. Quindi lo puoi andare a fare per qualunque distribuzione temperata, però non puoi fare la trasformata di Fourier di e alla x o di e alla x, perché quella non è una funzione a crescenza lenta, e d'altro canto non è che tu puoi fare sempre la trasformata di Laplace, no? Siamo 13. Quindi. E vabbè, e questo è. Quindi volevamo far vedere, ecco, noi quello che possiamo far vedere tranquillamente. Che se io faccio, prendiamo una funzione caratteristica di AB, e questa la chiamo F di X,
Poi prendiamo quella che ho chiamato gamma x. Gamma x. 1 su x, gamma x. Dove gamma ha quelle caratteristiche là, eh? Gamma è una funzione per esempio di s e l'integrale gamma maggiore o uguale di 0, l'integrale di gamma è normalizzata. Allora io voglio fare f star gamma x. Allora, andiamo a calcolare f star gamma epsilon in un punto x. Allora, chi è questo? Questo è l'integrale tra a e b di f di x gamma epsilon di v meno x in v. Allora questo qua mettiamolo di v, oppure posso scrivere di v meno v e poi qua c'è un più. Adesso, ok, qua posso mettere tra a e b perché fuori di a b v f di v vale 0, anzi qua ci posso mettere proprio 1, ok? Ma quindi questo chi è? Questo è uguale all'integrale. Adesso devo fare il cambiamento italiano. Devo fare 1 sempre tra a e b. Prima sostituisco la definizione di gamma. È 1 su epsilon gamma di x meno v fratto epsilon in b. Allora pongo x meno v fratto epsilon uguale a t. Allora questo chi viene? Viene 1, vabbè, dv è uguale a meno epsilon dt, quindi qua mi viene meno l'integrale di gamma di t in dt. Però andiamo a vedere da dove deve variare la t. T è compreso, allora la x, la v era a, quindi è compreso tra x meno a diviso epsilon e x meno b diviso epsilon. Quindi adesso cambiamo, qua viene integrale tra x meno b diviso epsilon e x meno a diviso epsilon di gamma di t in dt. Allora, vediamo che succede. Se vi ricordate, l'integrale di gamma normalizzato che dicevo, supponiamo che x sia compreso tra a e b. Allora, questo numero è negativo, questo numero è positivo, il numeratore. Poi è diviso epsilon, quindi sono due numeri fissi diviso epsilon. Quindi,
quando epsilon tende a 0, questo tende a meno infinito, questo tende a più infinito, quindi questo qua tende in quel caso all'integrale tra meno infinito e infinito, ma integrale tra meno infinito e finito fa 1. Questo però abbiamo detto se x è compreso tra a e b. Se invece x è minore di a, questo è negativo, questo è negativo, questi tendono tutti e due a meno infinito, e quindi questo qua tende a 0 se x è minore di a, e questo qua tende a 0 se x è maggiore di b. Vedete, in questo caso sono tutti e due così. Ok? Per esempio, supponiamo che questo sia b più 1, allora questo diventa 1 su epsilon. Questo non mi frega quanto è, perché comunque questo qua è più piccolo dell'integrale da 1 su epsilon infinito. Ma l'integrale da 1 su epsilon infinito, quando epsilon tende a infinito, tende a 0, perché rimane l'integrale, insomma, il teorema di convergenza dominata, no? Oppure per il teorema della convergenza di Bernoulli. Ok. Ah, dice, e se x è uguale a b, e se x è uguale a b, qua viene 0, qua viene un numero così, questo è infinito, questo lo sai quanto va? Qua un mezzo. Va. Ma non è che... Questo perché? Perché quando io faccio il prodotto di convoluzione e vado a fare il limite dei prodotti di convoluzione quando quel gamma epsilon tende a 0, la funzione di partenza, se è regolare a tratti come la funzione caratteristica di AB, nei punti è la semitonda. Ok? Quindi cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che per una funzione caratteristica, quando vado a commuovere con questa specie, allora quello si chiama modificatore quando è C infinito C, questa è una specie di modificatore, però non è C, è C infinito, ha decremiscenza rapida, ma non è a supporto compatto. Non mi ricordo come si chiama. Fa il ruolo di un modificatore. Ottengo una successione di funzioni. Allora, queste funzioni ci convergono puntualmente. Se fate un attimo il conto, ci convergono anche in L1. Ci convergono anche in L1. Ah, questo è facile da vedere. La norma di F star gamma epsilon meno in L1, questo è minore o uguale della norma di F in L1. Questo è sempre vero, questo non ci dà ancora la convergenza dominante, però qua basta fare un piccolo conto, si vede che è vero la convergenza. Questo lo sappiamo, per quale motivo? E se vi ricordate, la norma del prodotto convoluzionale è minore uguale, la norma di questo è la norma di questo, ma la norma di questo fa sempre 1, perché questo qua quando vado a fare integrale, essendo normalizzato. Quindi quando vado a fare un prodotto di convoluzione, la norma in L1 non aumenta mai. Se l'altro è normalizzato, quindi positivo con integrale. Ok, quindi per le funzioni a scalino va tutto bene. Perché? Chi sono le funzioni a scalino? Combinazioni lineari di funzioni caratteristiche. Che ti serve? La convergenza puntuale quasi ovunque. Quelle sono scalino semiaperte a destra. Va bene, i punti di salto sono un numero finito, quindi non c'è problema. Convergenza puntuale quasi ovunque. E convergenze nelle 1. Allora, come possiamo... Io vi ho detto che le funzioni a scalino sono dense in L1, quindi io ho F, prendo, diciamo, per ogni F appartenente a L1, per ogni F maggiore di 0, esiste una funzione a scalino, chiamiamola S, chiamiamo P a scalino, pare che la norma di P meno S di P meno F, ok, meno F, è minore,
adesso F convoluto con gamma y, no? Che non è altro che F meno P convoluto con gamma y, no? Più F meno φ convoluto con gamma y più φ convoluto con gamma y. Allora, questa qua converge, ricordatevi, che allora, questa qua in L, la norma L1 di questa è meno la di X. Perché? Che è meno quadrata la norma L1 di questa, che è la meno di X. E questa qua converge in L1 a F. E quindi da un certo punto in poi esiste un, diciamo, un, scusate, questo lo devo chiamare, chiamiamolo sigma. Allora, se epsilon tende a 0 esisterà un epsilon 0, perché se epsilon è meno di epsilon 0, anche questo è meno di sigma. Cioè la norma di questo è minore di sigma. Quindi quando vado a fare la norma, se io insomma voglio fare F meno F star gamma y, no? Io lo posso scrivere come F meno phi più phi meno phi star gamma y più phi meno F star gamma y. Se fate il conto, ho tolto questo, aggiunto la stessa cosa e poi alla fine sta quello che sta. Allora, quindi questa norma qui in L1 è minore quadra la norma di F meno φ più la norma di φ meno φ star gamma epsilon L1 più la norma di F meno φ L1. Allora, questo fa 2 epsilon, questo tende a 0 e quindi a un certo punto in poi sarà, fa 2 sigma, questo tende a 0 a un certo punto in poi sarà minore di sigma, quindi questo qua sarà minore di 3 sigma per epsilon abbastanza piccolo, che significa che quando epsilon tende a 0 questa tende a 0, okay. E va bene, in norma L1. Poi andrebbe provata anche la convergenza puntuale quasi ovunque. Poi andrebbe provato che le funzioni a scalino sono dense, quella a scalino, non quelle semplici, sono dense nel tempo. Però si può fare tutto. Ok, questo era giusto per farvi vedere. Far vedere qualcosa. Va bene, allora. Adesso, quale sarebbe, facciamo un po' di diciamo preview di applicazioni che incontrerete, ma io non ho il tempo di sviluppare, perché ripeto, delle prossime 2 settimane voglio fare solo esercizi. Ho 10 minuti di preview e poi ce la andiamo. Una applicazione delle trasformate di Fourier
Allora, noi abbiamo fatto la trasformata di Fourier in una dimensione. E se le dimensioni sono più di una, che si fa? Non è difficile. Non si può fare tranquillamente. Se invece di avere, se ho x in Rn, s o x sarà in Rn e posso sempre fare x scalare s. E l'integrale in dx, integrale in dx1, in dxn, e mi verrà una funzione di s1 e sn. Non è tanto difficile, eh? Quindi non è quel, diciamo, non ve lo faccio perché è meglio avere meno concetti ma un po' più chiari, che dopo, quando vi servirà quella multidimensionale, non è che ci cambi tanto, cambiano qualche costante dovuta alle dimensioni, no? Per esempio quando vado a fare il teorema del dilatazione, là non ci va uno sul modulo di A, ci va uno sul modulo di A alla n. Non mi sovrevo un epsilon. Anche la normalizzazione, perché è quella là, io devo normalizzare l'integrale, il determinante lo jacobiano non fa epsilon, fa epsilon alla n. Chiaro? Quindi là non giochiamo su epsilon, su epsilon alla n per normalizzare. Primo. Poi una delle applicazioni, che però non è che poi si risolve nelle quattro parole che dico, andrebbe sviluppato per bene, sono le, diciamo, come trovare le soluzioni delle di equazioni differenziali o derivate parziali, almeno di alcune equazioni differenziali molto semplici, perché posso prendere per esempio alcune a coefficienti costanti, per esempio un'equazione ellittica che potreste già aver incontrato è Laplaciano di U uguale o meno Laplaciano di U uguale F, secondo di come la volete scrivere. Chi è? Che vuol dire Laplaciano di U uguale F? Chi è la divergenza della gradiente. Quindi è la somma delle derivate seconde pure. Quindi la somma delle derivate seconde pure di una. Tu prendi una funzione C2, se la vuoi C2, poi vedremo la cosa, si potrebbe pure generalizzare un po'. Ti fai le, per esempio di tre variabili, ti fai la derivata rispetto a x, derivata seconda rispetto a x quadro, x due volte, più la derivata seconda rispetto a y più due volte, più la derivata seconda rispetto a z due volte, fai la somma di queste derivate. Okay. E vai trovando che sia uguale a x. Ok? E poi però ci voglio le condizioni a bordo. Secondo me tutti meno questo e poi questo. Sulla frontiera di Ohm uguale, diciamo, ok? Cioè tu prescrivi, allora, omega è un aperto di R3 o di Rn, dove sta in Rn, supponi che omega sia abbastanza liscio, prescrivi un valore sulla frontiera dell'insieme. Questo problema si può dimostrare che sotto certe cose c'è un'unica soluzione. Tra l'altro quest'unica soluzione si può vedere anche come il minimo del problema variazionale, cioè come il minimo dell'integrale di Schlegel. C'è una funzione U che soddisfa questo, fa il minimo di U appartenente a H1 di omega con la condizione V, diciamo, di U appartale che U meno V appartiene a H1 di 0
integrale, stessa onda, è gradiente di all of our things. Ok? Oh. E che c'entra tutto ciò con la trasformata di Fourier? La trasformata di Laplace gli è servita per risolvere qualche equazione differenziale a coefficienti costanti? Perché? Perché facendo la trasformata che avete trasformata in un'equazione quello ci semplificavamo la vita rendendo derivate prodotti. Sì. Perché quando l'avete fatto in analisi 2 che ti ho dato non è la stessa cosa. Sì. Semplicemente non ti ho nominato la trasformata di Laplace. Quindi in realtà non c'è questo bisogno. Se tu ti ricordi le soluzioni del polinomio caratteristico, cioè che ti devi capire, fai così, è la stessa cosa. È uguale, solo che non ti ho nominato la Laplace. Poi però quando c'avevi il secondo membro dovevi operare con il principio di sovrapposizione, dovevi trovare una soluzione e poi dovevi... Beh, qua si può fare qualcosa, in che senso? Per esempio si può fare qualcosa anche tenendo conto delle convoluzioni, perché supponiamo che vabbè, guarda, il discorso è troppo lungo. Quando io a destra, se a destra ci metto al posto di delta, al posto di f ci metto la delta, quella si chiama soluzione fondamentale. Però devo definire che significa la Laplaciana di U uguale delta, dove delta è la distribuzione. Ho speranze di farlo, e se ho la distribuzione sì. Chiaro? E perché mi serve quella soluzione fondamentale? Perché vabbè, mo, per semplificare, sotto certe ipotesi, se faccio il prodotto di convoluzione di f con la soluzione fondamentale, quella mi dà la soluzione di quell'equazione là, senza le condizioni. Insomma, si può fare qualche cosa. Quindi, tutti questi concetti che noi stiamo trasformando, convoluzione, dualità, distribuzione, tornano tutti non utili, ma di più se vogliamo andare a studiare almeno le più semplici equazioni a differenziale e derivata parziale. Ok? Ora, noi sulle equazioni differenziali e derivate parziali non abbiamo il tempo di dire niente, quindi io non dirò nulla. Però, diciamo che normalmente, almeno, sapete dire che cos'è un'equazione del calore, un'equazione delle onde, un'equazione laplaciana, un'equazione ellittica. Allora, questa è un'equazione ellittica. Quando avete un'equazione delle onde, del calore, voi avete che stavolta la nostra U non è una U di X, allora X è X1, Xn, è la variabile spaziale, però la nostra U è una U di X e di T, ok? Allora, se qua c'ho, questa in realtà è l'equazione di, insomma, quella con zero si chiama di Laplace, quell'altra di Poisson, una di Laplace e l'altra di Poisson. Adesso, se ho la funzione u di xt, una funzione che soddisfa
tutta questa equazione qua, in tutto si chiama funzione armonica, ok? E chi è? Se ci pensate un attimo, adesso a questo lo potete fare. Chi è la una funzione armonica? Fatemi un esempio di funzione armonica. Lineare. Eh? Lineare. Grazie. Però un esempio più complicato. Ma vi ricordate le condizioni di qua sopra? Sì. La U e la V, U più IV, U e V, come devono essere? Armonica. Se la F U più IV era olomorfa, la U e V nel piano, stiamo parlando nel piano, perché quella è la funzione di variabile complessa erano definite nel piano di Gauss, però le funzioni U e V erano definite nel piano delle due. Vi ricordate che U e V dovevano essere armoniche, no? Df in dx uguale 1 su i df in dx. E quindi voi avrete du in dx uguale a du in dx, o du in dx uguale a meno du in dx. E quindi se faccio la derivata seconda della u in dx più la derivata seconda della u in dx, no? Vedi, non vale 0. Quindi andare direttamente alle condizioni di uscita. E lo stesso valeva per la v. Vi ricordate che era armonica e coniugata? In un caso abbiamo fatto pure diciamo le linee di livello dell'uno e dell'altro. Quando avevamo preso la funzione z quadro, z quadro era, una era z quadro x più y quadro, questa è x quadro meno y quadro più poi y, questa è una funzione e questa è un'altra funzione. Adesso quando faccio la derivata seconda rispetto a x mi viene 2, la derivata seconda rispetto a x mi viene meno 2. Quindi questa non è lineare, però è sempre armonica. Però quando andavo a fare le linee di livello di questa funzione, cosa mi venivano? Mi venivano dei rami iperboli. Ricordate questo? E quando andavo a fare le linee di livello della funzione xy, le due rette mi venivano, invece di venire a 45 gradi, mi venivano verticale e orizzontale, e i rami iperbole venivano disegnati in maniera tale che ogni volta che andavano a intersecare quegli altri rami iperbole si intersecavano sempre a 90 gradi. Allora, se vi ricordate, una era, si chiamava armonica, l'altra si chiamava armonica coniugata. Okay. Quindi ci sono funzioni armoniche non banali in R2, ce ne sono anche in R3, in R4, in R5, vabbè, ce ne sta. Questo però era un legame con l'analisi complessa. Però qua stiamo parlando solo di R2. Qua stiamo parlando di Lagrangiano di U uguale a 0, stiamo parlando di funzione armonica in R. Ora, qual è l'equazione del calore? L'equazione del calore è questa. Cioè tu hai la derivata di U rispetto al tempo è uguale alla Laplaciana rispetto a X, diciamo la Laplaciana, la somma delle derivate seconde rispetto alle variabili della X, quindi la T viene considerata una variabile a parte. L'equazione di questo tipo si chiama equazione parabolica. L'equazione delle onde è qual è? Derivata seconda di U meno la facciamo rispetto a x uguale, in questo caso è l'equazione.
se non c'hai sorgenti esterne. Se qua questo meno questo uguale a zero, non c'è sorgenti da dove esterne. Se c'è un termine, c'è una sorgente da dove. Ah. Qua, cioè se in una variabile, se prendo la x in una variabile, hai la differenza della derivata di secondo rispetto alla seconda variabile, meno la derivata di secondo rispetto alla prima variabile, è uguale. Ci manca qualcosa per me. Ma qua se non c'è sorgente, questo è un mondo che è vero. Chiaro? Ovviamente se tu hai una sorgente, allora il punto fondamentale è che per fare un'analisi corretta, allora, se voi adesso queste qua le andate a ripescare al corso di fisica, voi vedete che magari anche nel caso in cui x è una variabile e t è una variabile, che è solo quello, il corso di fisica 1 purtroppo lo fa, cosa farà vedere? Farà vedere che ci sono determinate soluzioni. Ok? Per esempio, se io prendo una corda, la faccio, tu c'hai tipo seno di x più t, vabbè bisogna metterci le costanti, ma io tale, vai a vedere, seno di x più t, fai la derivata seconda rispetto a x. Quando fa? Meno seno di x più t. Fa la derivata seconda rispetto a t. Meno seno di x più t. Fa la differenza, quando fa? 0. Il seno di x più t è una soluzione. Ma qualunque, se io ci metto una funzione di x più t, qualunque, faccio la derivata seconda rispetto a x, e faccio la derivata seconda rispetto a t, pur fa 0. Se io prendo f di x più t, la derivata seconda rispetto a x fa la derivata seconda di questa funzione f di una variabile, però calcolata di x più t, che la derivata di x più t rispetto a x fa 1, la derivata di x più t rispetto a t fa 1, e quindi questa è una soluzione. Ma anche f di x meno t è soluzione, perché la derivata seconda, se faccio la derivata rispetto a t mi esce un meno, se la faccio due volte meno per meno. Ma poi però se noi potessimo avere il tempo di analizzare queste cose con le distribuzioni, potremmo dimostrarle un po' di cose. Quello però che vi voglio, solo l'unica cosa che voglio far vedere, se è un'equazione di questo. Che cos'è questa? Cosa rappresenta questa funzione? Cosa rappresenta questa funzione? La funzione ha un grafico, no? Un grafico e un profilo. Quando faccio x più t, che succede a questo profilo? Si muove. Col tempo si muove. E quella con x meno t? Si muove dall'altra parte. Allora voi vedete che potete avere, cioè, un'onda che viaggia. Questa. Questa. Ok? Ripeto. Il tempo non ce l'ho, quindi non ci metto proprio carne a fuoco, perché però gli strumenti base per cercare di fare qualcosa, almeno a livello elementare, nel cercare di studiare questo tipo di equazioni sono proprio, allora,
Ci sono altri strumenti di cui non abbiamo parlato. Ecco, una cosa sola vi voglio accennare, vediamo se ci sono ancora 10 minuti, ce l'abbiamo. Allora, gli strumenti a cui abbiamo accennato sono le trasformate, abbiamo dato come esempio la trasformata di Fourier, poi in altro corso avete visto un po' di trasformate Laplace. E possono aiutare, perché? Perché magari se io faccio una relazione da una parte di prodotto e dalla parte prodotto di convoluzione, allora se io voglio fare un filtro passo a basso, moltiplico per una funzione caratteristica di intervallo e dall'altra parte fare la convoluzione con la sinc, ok? E questo mi aiuta per certe cose. Poi appunto ci sta la convoluzione, poi appunto ci stanno gli spazi LP. LP è fondamentale, perciò abbiamo fatto l'analisi reale, per darvi quelle piccole nozioni di LP, perché se il segnale energia finita, il segnale energia finita, che dove deve stare? In L2, in molti casi è quando l'energia è integrata e quadrata il segnale. In quel caso che sta nelle due. E però se, allora vedi che diventa complicato, perché se io fare la trasformata di Fourier nelle due non la posso fare direttamente, perché la so fare con nelle uno, e perciò devo, gli altri concetti ce li devo mettere, ce li metto a cuocere. Perché per passare dalle due alle uno, da L1 alle due, se lo faccio direttamente posso evitare diciamo, lo spazio di Schwarz e le distribuzioni. Però faccio altra fatica che è pure buttata, perché soltanto per andare dalle 1 alle 2. Invece così almeno io ti ho dato due pennellate, non è che però ti ho dato l'idea di come si può arrivare dalle trasformate di Fourier delle 1 alle trasformate di Fourier delle distribuzioni. E il concetto quello è. Prima scendo a Schwarz e poi per dualità vado sulle distribuzioni. Chiaro? E come ci sono gli spazi LP, ci sono altri spazi, questo è quello di cui non abbiamo parlato, ne parliamo perché ci vuole un corso ad hoc per fare questo, che si chiamano spazi di Sokolov. Per esempio, cos'è uno spazio di Sokolov? Quando io ho scritto la H1, non ho manco spiegato cos'è H1 o W12, quell'1 sta per derivate prime, H sta per W12, cioè lo spazio delle funzioni in L2 con le derivate prime in L2. Dici, ma come faccio a fare le derivate di una funzione in L2? Vi ricordate quel giochetto con gli integrali che ho fatto con le distribuzioni scaricando dall'altra parte? Si fa così, stessa cosa, cioè io prendo la U la posso sempre andare a scontrare con una funzione, per esempio CB nel supporto compatto, la derivata la scarico dall'altra parte, la funzione L2 che mi soddisfa, se c'è una funzione L2 che, insomma, praticamente si fa la derivata di U in senso distribuzionale e si controlla se è una funzione, se è indotta da una funzione L2. Se la derivata di U, facciamo caso di una funzione di una variante, se U sta in L2, se la derivata in senso distribuzionale U' sta ancora in L2, allora la funzione si dice che sta in W1 e poi in H1. Nel caso pluridimensionale, se U sta in L2, le sue derivate distribuzionali rispetto a qualunque delle variabili, la prima variabile, la seconda variabile, la terza variabile, l'ennesima variabile, stanno tutte nelle due, allora si dice che sta in L2. E stare in W1P deve stare in LP layer tutte le sue derivate. Quindi il problema è che tutte queste cose si possono rendere rigorose, però ci vuole il tempo di cuore. Ci vuole un corso, diciamo, per finire quello che ho detto io qua, ci vogliono 12 minuti.